continua la tradizione per il presepe più bello realizzato in città, avviata dalla chiesa monumentale di San Francesco, diretta dal rettore Don Pasquale De Cristoforo, che si concluderà il 28 dicembre alle ore 19 con la premiazione e con il concerto natalizio. La novità di quest'anno è rappresentata dalla esposizione realizzata all'interno del chiostro della chiesa monumentale di San Francesco. Perché questa novità? Lo domandiamo a Don Pasqualino De Cristoforo. Esposizione. Sì. Per il Natale abbiamo questa nuova esposizione di presepe. Il presepe nasce con San Francesco e non c'è luogo più ideale del chiostro delle Clarisse di San Francesco, che è stato costruito con l'intervento anche di Santa Agnese, la sorella di Santa Chiara. Quindi l'idea del presepe è nato ed è cresciuto nel monastero. I presepi più belli, più artistici si trovano nei monasteri francescani. Qui abbiamo voluto esporre il lavoro certosino di oltre 30 anni in cui facciamo la gara dei presepi per sia le famiglie che nelle scuole, e poi i migliori vengono messi qui nel museo del presepe. E allora, poiché il museo sta su, quest'anno abbiamo sceso tutti questi presepi in questa cornice meravigliosa del... Quindi praticamente sarà possibile visitare il chiostro, il convento in tutti i giorni quest'anno. Tutti i giorni quest'anno, fino alla Epifania, e abbiamo messo anche con l'ingresso da Piazza Municipio dalle 10 alle 12 del mattino e dalle 17 alle 19:30 di pomeriggio. Uniamo le due cose, nova et vedera, cioè la novità di tanti presepi artistici anche con intuizioni personali e moderne, come un presepe messo qui in una chitarra, che è qualche cosa di come il tipico presepe napoletano, anche questa fuga in Egitto presentata da Nicola Graziano, che è uno dei nostri affezionati, ha fatto 3 o 4 riproduzioni. Più lo stile classico del presepe napoletano, e in più c'è anche questo lavoro in ceramica, per esempio, di un presepe in ceramica fatto da un artista, dalla signora Pirro Congetta. Questo è stato fatto dalla scuola media di Trendola, anche in ceramica. E questa Luisa De Paola, una insegnante, poi... sono tutti belli. Sì. Tutti belli. Quanti presepi abbiamo detto che ci sono qua? Ma oltre 60 presepi, oltre 60 presepi. Questi, per esempio, a mio avviso costituiscono la riproduzione del barocco nella loro interezza, e quello è stata ispirata alla cupoletta che abbiamo sopra l'altare maggiore di, della chiesa di San Francesco. Il tipico presepe nelle campane. Quindi praticamente bisogna invitare i cittadini a rinnovare la tradizione del presepe. Certamente. E questo l'abbiamo ricostruito qui in loco, una mangiatoia in cui il Signore viene deposto dopo la nascita lì a Betlemme. Aldo Stabile, che ha dedicato questo presepe a sue due figlie tragicamente morti, a Nicole e a Lorenzo.
questo è un presepe che ho tenuto in sacrestia per conto mio, ma questo lo devo dire un grazie a quelli che cooperano, soprattutto Nino Di Nardo, che ha pigliato il posto del compianto Giovanni D'Amore, che è stato l'ideatore del problema, se problema si può chiamare, della rinascita del presepe della comunità di San Francesco.